Salve ragazzi, benvenuti su Piano di Luzzo, siamo il 27 novembre, ore 18:30. Vi parlerò oggi di come diventare venditori, cioè un bravo venditore, per affrontare nel miglior modo questa crisi. Logicamente, per diventare un venditore, prima di tutti la prima lezione che dovete metabolizzare è quella naturalmente di avere tanta fiducia in se stessi, credere nelle proprie capacità e nelle proprie risorse, essere positivi, essere naturalmente più concreti possibili su quello che si vuol fare, quello che si vuol vendere, il prodotto che si è scelto e crederci in questo prodotto che sia valido e quant'altro. Quindi questa è la prima osservazione che dovete fare per approcciare la vendita, quindi magari andare in simbiosi col proprio prodotto, io esagererei pure dire. Poi metterci naturalmente, come dicono tanti, entusiasmo, quello è normale, insomma, se una cosa la fa la deve fare che gli piace, che quindi sia, non con le lacrime agli occhi quando si va a porre davanti a un cliente. Però la cosa più stupida è che quando ti vai a proporre un cliente, naturalmente ormai in questo periodo di crisi tutti sanno che quando ti pone davanti a un cliente già sanno che non sei un cliente, sei un venditore. Quindi allenati, che l'allenamento più robusto è quello del fatto che ti farà sempre delle domande stupide. Ah, ma sei qui per vendermi qualcosa? E tu alla domanda stupida mi hanno insegnato sempre a rispondere con una risposta altrettanto stupida. Vuoi vendere qualcosa? No, io veramente sono qui per la purezza delle acque fognari, insomma, se lei mi fa vedere il tombino, io magari posso vedere e visitare le acque se sono valide, oppure occorre magari portare l'intervento di un perito chimico che ne analizzi meglio, insomma, sale le solite fregnare, fa acqua dappertutto. Cioè, risponde a queste domande stupide. Se poi lui nel porre naturalmente un sorriso in quel momento, vi ascolterà logicamente. Poi, logicamente, nell'ascoltarvi del prodotto che avete dimostrato, vi potrà ricapitare che vi fa domande stupide. Ah, ma te mi vuoi far risparmiare? Ah, ma quanto mi costa? Ma mi costa tanto? Domande sempre stupide di questo tipo. E quindi voi altrettanto in maniera stupida, no, mi devi pagare le rate del mutuo di casa, insomma, è normale, voglio dire. Quindi bisogna che me le paghi in qualche modo, ecco, questo prodotto mi serve per pagarmi le rate. Quindi sempre risposte stupide. Da questo troverete convincimento in un'altra persona, perché avete trovato originalità nel modo di porvi. Vi assicuro che questo metodo è vincente, perché una persona acquista un prodotto dell'altro se create questo ponte emotivo, domanda stupida, risposta stupida, perché il commerciante gli farà sempre la domanda stupida, come per dire: sei il centesimo coglione che passa a volermi vendere qualcosa, e voi dite: no, io non sono il centesimo coglione, io sono l'unica persona che è un venditore serio. E quindi questo cosa fate voi? Mettete in ridicolo la sua stupidità, cioè centesimo venditore che passi, risposta stupida, no, io sono questo che ti deve pagare, devi chiudere la serranda, cioè devi pagarmi la casa, devi pagare le rate della macchina, no, sono quello che dei detersivi di casa, no, sono il tecnico dell'Enel che ti deve staccare la luce. Domande sempre, risposte stupide, insomma. Più ve ne fai domande stupide, più vi divertite a trovare fantasie con risposte stupide, fino a che lui a un certo punto troverà ilarità nel modo vostro di porvi e l'avete conquistato al cuore, e quindi in quel caso vi ascolterà e vi prenderà il vostro prodotto, metterà la propria firma su un contratto, magari di acquistare un climatizzatore, acquistare che ne so, cambiare compagnia per la luce, il gas e il telefono, oppure acquistare la macchina che voi volete vendere, che voi il prodotto che volete vendere, in qualsiasi caso un'enciclopedia, un libro, tutto ciò che si tratta di commercio di beni e consumi. Questo è il consiglio che vi do per diventare un buon venditore. Ricordate sempre questa lezioncina, lezione molto semplice, ok? Si tratta di conquistarlo a livello emotivo, tutto qua. E il livello emotivo è capire, nel momento in cui ti fai conoscere, a prendere la mano, ciao, sono Paolo, lui di Michele, ma cosa vuoi? Ti guarda con la faccia scontenta, porre sempre il sorriso. Cos'è questo scontento? Sa che devo venire a staccare la luce? Anche se lui magari non risponde con una domanda stupida verbalizzandola, ma col viso comunque vi trasmette che in qualche modo tristezza, o in quel modo viso di dispiacere, allora voi in quel caso cercate il sorriso, fate una barzelletta in quel caso. Magari è meglio della risposta stupida, perché in quel caso non vi ha detto niente, quindi lui non va voluto essere stupido realmente, ok? Quindi magari lì mettete la barzelletta, la battuta, le vista, l'ultima, il gossip, la battuta, la barzelletta e quant'altro. Proprio perché dovete assomigliare come il suo vicino di casa, come il suo perfetto amico. È lì
avrete il prodotto venduto. Io vi voglio sentire qui numerosi che avete ascoltato questo consiglio utile e sono sicuro che su 10 clienti 5 ne avete conquistati e avete venduto e avrete portato a casa la vostra paghetta giornaliera, che penso che non è solo paghetta. Ho visti tanti che, avendo ascoltato questo consiglio, ne ho addestrati tanti e sono stati ottimi venditori. Veramente, delle belle jenacce ai polpacci delle persone che hanno commerciano in beni, in prodotti o in quant'altro, che hanno un'attività commerciale. Quando hanno a che fare con queste persone che vanno in automatismo, come su quelle cose che vi ho appena accennato poc'anzi, sono vincenti, ve lo assicuro ragazzi. Commenti e risposte vi voglio qui numerosi e al prossimo video, ok? E se non vi acquista niente, Aspromonte, metro cubo, mettetelo lì e dite basta, te metro cubo perché non mi ha acquistato niente. Siate cattivi, insomma, e avete fame, ok? Come diceva Steve Jobs, abbiate fame, chi ha fame vi porta sicuramente vittoria. Arrivederci, Senigallia. Dai, siete stupidi. Vabbè, dai.